Ragazzi, vedete quel supermercato? Siamo qua, sto per andare a casa del mio daddy. Volete vedere un trucco di magia? Guardate questa mano ora e guardatela adesso. Come vedete ho svaligiato il locale, mi direte: allora, ma quanto hai speso per tutta questa roba di patatine e Coca-Cola e bevande varie? La bellezza di soli 5 euro e 2 centesimi, perché questo è Eurospin. E dopo 10 minuti di cammino intenso sotto questo sole, finalmente stiamo arrivando a casa di Daddy. Daddy! Ci sono, Daddy! Ma... aprimi! E non va il citofono. E quindi devi venire giù a prendere. Amore, sono tornato! Sono tornato, guarda qua quanto... Vieni in sala, che ora si mangia. Accendi sta minchia di luce. Secondo me c'è un po' troppa. Allora, queste sono le sfogliate. Glass. Popcorn. Bottiglia. Bottiglia. Una. Due bottiglie di birra. No, queste sono buonissime. La belletta di sola. La belletta di soli 5,02 euro. Tutta sta roba. Allora, adesso andiamo a vedere il frigo bello pieno di Daddy. Occhio, apri con cautela. C'è troppa roba. Qui c'è la mia scorta di succhi. Se non venivo io, sto scemo. Escono o sono finte? Ho paura. Basta. Allora, di là, come... Qual è la vita? Qual è la vita? È la luce. Stai facendo, Daddy? Faccio vedere il mio bolide. Dove vogliamo andare? Dillo dove vogliamo andare. Andiamo al cimitero. Morti. Con la mia bici. Che tra l'altro, guarda, c'è sempre qualcuno che mi storge il fanale. L'ho lasciato di qua, stavolta era di qua. Lo vuoi fare? E parte? Abbiamo scelto un posto leggermente più adatto di un cimitero. Non avevo mai visto questa immondizia. Ripeti cos'è, scusami? Qualcosa per il bitume. E non avevo mai visto una cosa così brutta. Guarda, ti faccio la scena, quella di Don Matteo mentre scendo dalla bici. Vai. Siamo di nuovo qui a casa di Daddy in ritardo. Daddy, apri! Ci sono! Ha già aperto, scherzavo! Ma ciao! Ciao! Daddy, cosa è successo? Perché abbiamo messo in pausa il film di Sherlock Holmes? Perché tu hai buttato i popcorn sul tavolo. Li vedi? Mangiali! Dai, ma Len! Non ci sono più! Sei un casinista! Non ci sono più! Tanto pulisci te! Ma puliamo l'ultimo giorno! È veramente bruttissimo, Len! No! Vai appena vedo Davide! Dai, ce ne sono due! Dai, ma Len! Dai, mangia Len! Ciao a tutti. Questo è il divano di Allen dove lui guarda i film. Quello è il mio divano dove io guardo i film. Guardate la differenza. Ma è finto. Ho l'accendino finto. Ragazzi, no, aspetta. Ragazzi, siamo qui a giocare a carte, però vogliamo farlo a lume di candela, quindi no.
Allora, stavamo giocando a scala 40, belli fieri, no? A un certo punto capita questa carta. E come ben sapete, questa carta. Aspetta, ma lo tieni un attimo, mi fai tipo così, mi fa. Pure. Mi stai inquadrando? Perché tu mi dirai adesso, dimmelo, che carta c'è? Che carta hai? Che Guarda, posso attaccarla dove cazzo mi pare. Ciao a tutti. Allora, no, parlo io perché altrimenti va giù il tavolo. Allora, prima manche, esce un nome di cuori, quello che serviva per legare tutta la manfrina di cuori. Chissà perché è così arrabbiato. Ed era qui. Forse perché ha perso. Era qui. Io ho chiuso e lui aveva tutte le carte in mano. Poi mi dico, posso forse aprire? Quanto faccio? 39. Poi mi capitano sempre queste due carte, che sono due carte che se gli le davo lui vinceva, e poi inquadra un po' qui. Allora, uno, questa è la due, cosa più bella. Un, due, tre, quattro giorni. Li ho pescati tutti, tutti li ho pescati. E ti davo questa, te l'attaccavi qua, e ti davo questa, me l'attaccavi qua, e io aspettavo quella carta che già era uscita. Conta un po' i punti. 10, 11, 93. Allora, ciao a tutti. C'è Davide, mio compagno di avventure, che non sa come si gioca a Ludomat. E non me lo ricordo. Non te lo ricordo. Non lo ricordo allora, più. Dobbiamo prendere tre carte a testa e metterne quattro sul bancone. Un bancone a casino. Ho appena fottuto ad Eddie il mazzo e questo è quello che gli rimane. Ti piace quei due. Insomma. 4 punti. 4 per. Sono 9 per una carta. Non mi dire che. Palle. Non ti basta quel mazzone che ha. Ma. Vabbè. Ragazzi, basta perché. Ma che brutto! Perché poi si incazza. Ragazzi, ci siamo accorti che qualcuno sporcava al muro. Sì. E ho scoperto che facendo così. Dai, basta! Sono stato io a sporcare il muro di Davide. Ragazzi, siamo qua. Lui ha voluto prendere tre pizze. Tutte per me. Tutte per lui. Io non ho preso nulla perché sono povero. Lui mangia pane. E mangia pane, no. E fagioli. No. Ma a te ti lascio la crosta. Vedo la sua camminata come per dire ho fame. Lui sta. Questa è la camminata da aver fame. Lui solitamente è uno che mangia alle 7, sono quasi le 9 e deve ancora mettere pasto ai denti. Detto ciò, raga, io vi saluto. Saluta pure te. Ciao. Davide è stanco solo dopo il quinto giorno di video. Vabbè. Abbiamo la cosa swag. Versami da bere. Ui, scemo. Guarda, chiudi che voglio bere. Allora, possiamo mangiare santa pace? Allora, Davide ha preso tanto il furbo che diceva io voglio mangiare due, una pizza e mezza. Anzi, voleva mangiarne due margherite, voleva mangiare. Questa era l'idea. Io, non so se si vede la pancia. È stato lui, Sono stato io. Boccone. Io ancora questo non ce la faccio, la volete voi. Mangia! Mi viene anche la biocco. Un po' di vino rosso. Un po' di vino, ma non è che un po' di vino. Un, no, vino rosso. Un po' di vino. È un babbo di minchia. Alcol. È vero, sembra vino però.
Andiamo. Davide, usciamo. La porta lasciala pure aperta. Pronto. Ciao, ciao. Qualcuno poi la chiude quando vuole. Andiamo. Ciao. Daddy, andiamo. Andiamo, usciamo. Allora, vabbè. Andiamo. Qui, tanto. Qui, chi se ne fa? Tanto, Andrei. Gratis. Che prenda tutto quello. Oh. Ciao, io, questa casa è abbandonata a se stessa. Ciao. Oggi c'è Davide che vuole farvi vedere. Rivede bene. Vuole farvi vedere una cosa. Lanciato mentale. Minecraft. Fare un cuoio qui. E ho fatto un libro. Libro. Ora devo fare. Tanto. 30 tocchi d'ossigeno. 5 diamantozzi. A cazzo di cazzo. Oh, 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 oh. Lo metto o non lo metto? E ora quando esce fuori. Olè, olè, olè. Io non lo prendo. Devo dire che ho appena guadagnato un obiettivo, una conquista incantatore. Adesso lo andiamo a posizionare. Andiamo a posizionare. La mia casa. La mia casa. Fatto. Toc. Sì, anche grazie. Da, ma che palle. Io ti giuro che hai visto con me che non ho fatto nulla, eh. Ma come ha fatto a prendere fuoco? Io cosa ne so? No, ti giuro che ma hai piantato magari una sono così bastardo, sono una fiammelletta. Mi hai detto così bastardo? Sì. Ma muori! Coglione! Ciao a tutti. Non trovo una coppia. Troppo cazzo. Ma l'unica però vabbè. Ho un puttanaio di roba. Beh, forse potrebbero essere giusti. No, sono diverse. Ah, trovate! Fine. Un tipo tutorial. Come mettere le calze? Unirsi bene i piedi. Può allargare delicatamente. Far puntare il piedino così. Però accorgersi che sono un po' piccole. Quindi, toglierlo. Cambia. Un piccolo. Prende quelle di scorta che ho preso la Lamborghini prima. E riprovare. Tentare lo stesso procedimento sperando che non siano piccole. Insomma, Vabbè, testare la comodità. Prendere una scarpa. Una. Una sola, l'altra non te la metti. Poi allargare. Ficcare sto piede gigante. Schifoso. Hobbit. Brutto. Allarciare. Questo non lo so fare manco io, aspetta che guardi. Quindi stringere, evitare che la circolazione del sangue si blocchi. Allora, farò così. Uno, due, tre. Ma che cazzo, qual è quella roba lì? Stringere delicatamente. Ma cos'è quella roba lì che hai fatto? Oh, io me la lascio così. Poi prendere questo, attorcigliare e poi stringere così. Poi, e questa li chiamo le orecchie da coniglio. Vedi? Poi, doppio nodo, per evitare che scappino. Faccio di tutto io, nelle mie scarpe allergiche. Ripeto lo stesso procedimento. Però voglio proprio veloce stavolta. Quindi, allora, ripetendo, uno, due, tre, stringi delicatamente. Via, ecco, mancato. Ok, meglio. Vai, camminetto, e... Infradito. My, do
crostata. Prima fate conto che già pieno. Beh, un po' meglio dopo le tempo. Sì, ma ho mangiato due fettine, ho mangiato. Il problema è una cosa del genere. È me qui. Però avvicinati un po'. Vorrei fare un appello a chiunque mangia crostata. Invitatevi a casa vostra. Vi prego, ho fame. Buon appetito. Ho fame. Datemi le vostre crostate. Non me le ero data, capi, mi fa. Ora. Oh my, look up in the sky and you will see me fly. I said oh my. Abbiamo appena finito di lavorare. Qui CGL. Aiuto! Merda! Vattene a Napoli! Six hour later. Ragazzi, dopo 8 ore siamo ancora qui a lavorare. Mi ha rotto! Fanculo Napoli e fanculo Scampino. Dico bene? Bravo! Complimenti! Ciao!